Buonasera a tutti, ben ritrovati a Mercoledì della Cultura di aprile. Oggi avremo una serata matematica, per quanto il titolo non sembri, e abbiamo con noi Edoardo Provenzi. Allora, rubo giusto 2 minuti per descrivere un pochino Edoardo, per introdurlo e poi passo direttamente la parola a lui. Allora, Edoardo è dottorato in matematica all'Università di Genova e ha avuto così tante esperienze di lavoro all'estero. Per chi è arrivato un pochino prima avrà sentito i nostri discorsi, quindi è stato negli Stati Uniti, in Spagna, in Australia, e ora è professore ordinario a Bordeaux e si occupa in particolare in quest'ultimo periodo della modellizzazione matematica della visione umana e le sue applicazioni al trattamento delle immagini. Poi, se volessimo entrare più nello specifico, attualmente si interessa della geometrizzazione della colorimetria attraverso tecniche di fisica matematica. E per questo stasera è qui, per raccontarci appunto qualcosa su questa psicofisica e l'uso del colore per descrivere la visione umana. E quindi lascio direttamente la parola a Edoardo. Grazie per essere qui con noi, siamo veramente felici. A te. Okay, grazie mille Alice, Barbara, Maurizio e tutti quanti quelli che hanno organizzato questo bellissimo incontro. Allora, non so se io sono in wifi, non so se la mia connessione wifi regge, quindi mi permetterete di togliere la videocamera quando faccio la condivisione dello schermo, altrimenti credo che ci siano problemi. Quindi tolgo la videocamera, ditemi se per cortesia lo schermo viene visto. Vedete il mio schermo? Sì, ora sì, quindi se hai dei problemi di connessione quasi quasi la tolgo anch'io, così non hai altri, insomma. Perfetto, quindi questa la metto qua e adesso faccio il, aspetta, vediamo se ce la faccio, view, full screen mode. Ok, Alice, ti chiedo giusto di darmi Ti confermo che si vede la presentazione lì. Ok, comincio. Allora, senza il colore siamo alla frutta e sento dei rumori un po'. Ok, adesso non sento più nulla, perfetto, grazie. Allora, senza il colore siamo alla frutta. Mi permetterete di citare, io sono un grande fan di Pasquale Panella, che oltre ad essere un grande poeta salernitano, ha anche partecipato agli ultimi album di Battisti, e lui diceva che occorre scrivere un libro giusto per giustificarne il titolo. E nello stesso modo vorrei giustificare il titolo della mia presentazione, senza il colore siamo alla frutta, mostrandovi la frutta. E la frutta del titolo è la seguente. Allora, prima che, o diciamo a fianco alla bellezza estetica, il colore è soprattutto per noi informazione, perché come vedete qui, il colore ci permette di stabilire la differenza tra vari frutti, per esempio in questa immagine, o tra varie qualità dello stesso frutto. E questo è semplicemente un esempio banale per dire che anche se noi non ce ne rendiamo conto, il colore ci dà delle informazioni essenziali che ci rende la vita molto più semplice ogni giorno. Quindi da questo deriva la necessità e la volontà da parte di tantissimi scienziati nella storia, come vedremo, di studiare e di tentare di dare una modellizzazione matematica a questa cosa tanto complicata che è il colore. Allora, non indugio e comincio subito con il sommario. Allora, inizierò con dei cenni storici, l'ho chiamato sulle spalle dei giganti, ovviamente citando Newton, e per chi conosce un po' di fisica e di matematica, le persone che sono citate qui sono delle persone straordinarie, hanno fatto delle cose pazzesche per la fisica e la matematica. E il fatto che tutte quante queste persone si siano dedicate al colore vi fa capire quanto questo fenomeno sia importante e interessante e quanto intrighi gli scienziati. Poi vedremo la giustificazione delle due teorie che vi mostrerò in questa sezione, ovvero la teoria tricromatica e la teoria a colori opponenti di Hering. E qui nella seconda parte giustificheremo queste due teorie da un punto di vista fisiologico, con qualche informazione sulla retina. E infine vi parlerò un po' della matematica del colore, diciamo più moderna, e in particolare del modello che io e il mio collega Michel Berthier dell'Università della Rochelle stiamo analizzando. E comincio subito con la
sulle spalle dei giganti. Allora, vi ho detto che inizio con Newton e ogni volta io ho messo, proprio per questi cenni storici, anche la data di nascita e di morte per farvi capire il periodo storico nel quale stiamo. Allora, Newton nel 1666 ha fatto il famosissimo esperimento del prisma in cui ha decomposto quella che in modo erroneo si chiama luce bianca nelle sue componenti spettrali e quelle che costituiscono l'arcobaleno, per dirla in un modo semplice. E che cosa significa, come ho scritto qua, che le componenti spettrali sono, non sono ulteriormente decomponibili? Significa che se noi mettiamo un altro prisma e tentiamo di decomporre ulteriormente, per esempio, la componente del rosso, non ce la facciamo. Quindi le componenti spettrali sono quelle che i matematici chiamano componenti irriducibili, non possiamo andare più sotto di queste componenti. E nel 704, in uno dei suoi grandi capolavori, Optics, in più fa una cosa estremamente bizzarra all'epoca, cioè dà una geometrizzazione del colore. E come al solito ci ha visto molto molto lungo, nel senso che con questa geometrizzazione del colore, il famoso disco di Newton, ha influenzato tutti quanti gli studi seguenti fino anche a oggi. E in questa geometrizzazione del colore lui decide di mettere nel centro di questo disco quelli che oggi si chiamano i livelli di grigio, ovvero tutti quanti i livelli tra il bianco e il nero, e quindi ci sono dentro anche i livelli di grigio più tenui, che hanno la caratteristica di non avere una tinta. E invece queste tinte dei colori spettrali lui le distribuisce sul bordo di questo disco, e cioè usa una parametrizzazione angolare, come si dice in matematica, per distribuire le varie tinte, e rappresenta la distanza rispetto al centro, quindi la distanza rispetto, in generale si dice al bianco, ma bisognerebbe dire ai livelli di grigio, la cosiddetta saturazione dei colori, e lo vedremo poi alla fine del seminario. La saturazione massimale è quella corrispondente ai colori spettrali, ovvero quelli che lui aveva determinato con il prisma. Ora, questi colori spettrali per ora noi li prendiamo semplicemente come l'uscita del prisma. Invece, tra letteralmente un minuto e mezzo, vedremo che Maxwell, un secolo e mezzo più tardi, darà un'interpretazione fisico-matematica estremamente precisa di quelli che sono i colori spettrali, ma per ora immaginate veramente che siano l'uscita del prisma di Newton. Il passaggio successivo a livello storico è dato da Thomas Young, successivo a Newton, come vedete qui dagli anni, e era veramente un tuttologo Young, come potete vedere, e fa una cosa estremamente importante Young. E perché, diciamo, partiamo da qui sotto, Young permette di capire che il colore che noi percepiamo non dipende solo dalla fisica della luce, ma occorre anche introdurre un aspetto biologico. Perché questo? Vediamo come lo ha capito. Allora, già agli inizi del 1800 era nota la possibilità di ricostruire molte luci sovrapponendo solo tre luci passanti per filtri colorati. E Young ha avuto un'idea geniale, perché ipotizza che questa non sia una proprietà fisica del colore delle luci, ma sia la conseguenza della fisiologia dell'occhio umano. Pensate, all'epoca non c'era assolutamente nessuna possibilità per avere questo tipo di indicazione. Immaginate che occorre il microscopio a scansione elettronica per capire che nella retina, come lo vedremo successivamente, ci sono queste cellule di fotorecettori che si chiamano coni. Ma lui ha questa ipotesi geniale, fa questa ipotesi geniale, e sostiene che nei nostri occhi esistono fibre nervose con tre porzioni che rispondono in modo differente alla luce, proprio perché voleva dare una spiegazione per questi tre filtri colorati che permettevano di ricostruire tutte quante le luci. In realtà oggi sappiamo che questa ipotesi di Young è quasi corretta, perché non è vero che esistono fibre nervose con tre porzioni che rispondono in modo differente alla luce, ma esistono proprio tre fotorecettori che si chiamano coni con sensibilità differenti. In ogni caso, a parte questa, diciamo, piccola specifica, l'idea di Young è stata assolutamente brillante. E andiamo avanti, come vi dicevo prima,
c'è il grandissimo Maxwell. Ho appena finito di leggere un libro che si chiama The Man Who Changed Everything, l'uomo che cambiò tutto, ed è proprio vero perché Maxwell ha cambiato tutto. E come vedete ha vissuto molto poco, ha vissuto solo 48 anni, ma sono stati sufficienti per permettergli di fare tantissime cose. E tra le cose che ha fatto, comincerò con i famosi anni di Cambridge per le persone che si occupano di colorimetria, e poi passerò alla teoria dell'elettromagnetismo. Allora, gli anni di Cambridge, in questi anni lui studia tante cose, se lo poteva permettere in quanto un genio immenso, ma tra queste cose studia anche il colore. E a quell'epoca in Inghilterra si facevano delle esibizioni pubbliche per riprodurre degli effetti, diciamo, scientifici e tecnologici. E in queste esibizioni pubbliche lui inventa questa ruota dei colori, top wheel in inglese, in cui dà una sorta di versione meccanica della sovrapposizione di luci. E come funziona questa top wheel? Allora, il principio di funzionamento che oggi sappiamo è il seguente. La trasmissione dell'immagine dalla retina al cervello non è immediata, e se la ruota di Maxwell gira in modo sufficientemente rapido, l'informazione dei tre colori che sono sulla ruota viene sovrapposta e si crea, a seconda delle dimensioni relative tra il rosso, il verde e il blu, un colore differente. Quindi questo, se voi immaginate di rimpiazzarlo con oggi con uno schermo del computer, oppure con, diciamo, dei fasci di luce che sono proiettati su uno schermo, è la versione meccanica di tutto quello che si fa oggi. Ok, andiamo avanti, e nel 1857, ancora in questi esperimenti pubblici, realizza la prima fotografia a colori della storia. Lui era scozzese e riprende questo tartan ribbon utilizzando tre filtri colorati, e come vedete questa è una fotografia che è rimasta nella storia, a mio avviso bellissima, ed è la prima fotografia a colori. Ma non è finita qui, perché Maxwell nel 1861 unifica la teoria del magnetismo e quella dell'elettrodinamica, creando una teoria che è il prototipo delle teorie fisiche e matematiche di oggi, che è l'elettromagnetismo. E una delle conseguenze più straordinarie della sua teoria è che finalmente si capisce che la luce è una particolare onda elettromagnetica. Qui vi ho messo tutto quanto lo spettro elettromagnetico che va dalle onde radio fino ai raggi gamma, e come potete vedere questa parte dello spettro elettromagnetico, che è minuscola, che va in lunghezze d'onda dalle 380 alle 780 nanometri, è questa minuscola parte, è quella che i nostri fotorecettori riescono a percepire come luce. E questi, come vedete qua, sono i colori spettrali che Newton aveva scoperto con il suo prisma. Vi posso mostrare con questa slide come sono strutturati nell'ordine i colori spettrali. Allora, le onde elettromagnetiche che oscillano con una frequenza più bassa sono quelle che il nostro occhio, se vengono mandate da sole senza essere sovrapposte, percepisce come il rosso puro. Via via si va avanti e si arriva fino al violetto, che sono le onde elettromagnetiche visibili che oscillano in modo più rapido. Quindi i tanto misteriosi colori spettrali di Newton, con la teoria dell'elettromagnetismo di Maxwell, si scopre che sono semplicemente le componenti nascoste della luce che oggi chiamiamo bianca, e che oscillano con lunghezze d'onda differenti. Lunghezza d'onda più lunga è quella del rosso, lunghezza d'onda più corta è quella del violetto. Ok, adesso arriviamo a Helmholtz, che ci guarda in questa foto con uno sguardo abbastanza terrificante. E Helmholtz era fisico e medico, e nel 1851, ho scritto qui, riscatta dall'oblio la teoria tricromatica di Young. Ecco, perché vedremo anche oggi nel XX secolo che c'è una teoria che è stata riscattata, in questo caso da me e dal mio collega della Rochelle, Michel, e sono teorie che, come sempre, ci sono corsi e ricorsi storici.
la teoria di Young era troppo avanti con i tempi per essere capita dai suoi coevi, e ci è voluto un grandissimo scienziato come Helmholtz per riscattarla. E diciamo, la formalizza un po' meglio rispetto a quanto l'aveva strutturata Young, e soprattutto, da un punto di vista matematico, nel 1891 propone il primo studio matematicamente rigoroso per definire quello che oggi chiamiamo una distanza percettiva tra colori, ovvero una metrica, una funzione per dire quanto distanti percettivamente sono due colori che corrispondono a una qualsiasi coppia di colori che noi possiamo scegliere. E lo fa utilizzando in modo assolutamente notevole gli elementi di linea, che appartengono ad una branca della matematica che si chiama geometria differenziale, che era nata veramente da poco. Quindi era un uomo del suo tempo, Helmholtz, un grandissimo scienziato. E andiamo avanti, e Grassmann parlerà molto ai matematici che sono in ascolto, perché è considerato l'inventore del calcolo vettoriale e dell'algebra lineare, e era anche un linguista, come al solito a quell'epoca la gente faceva un po' il tuttologo, e nel 1853 pubblica quelle che oggi chiamiamo le leggi di Grassmann. E queste leggi dicono, tra l'altro, che, lo dico in termini matematici e poi ve lo dico in termini un po' più pratici. Allora, una combinazione convessa di due colori è ancora un colore. Che cosa significa questo? Che una combinazione convessa rappresenta tutti quanti, diciamo, i punti che sono sul segmento di rete che congiunge due punti fissati. Quindi, se uno prende i colori, diciamo, li struttura in un insieme, allora, in uno spazio, allora i segmenti di retta, per dirlo in un modo semplice, tra due colori stanno nello stesso spazio, e i matematici traducono questo dicendo che lo spazio dei colori è convesso. Ecco, questa proprietà di essere convesso è una proprietà molto molto importante in matematica, e ci ritorneremo più avanti. In ogni caso, volevo semplicemente sottolineare che, di nuovo, Grassmann, anche lui uomo dei suoi tempi, aveva inventato questi concetti di combinazioni lineari, di algebra lineare, e li aveva applicati al colore, nel senso che a quell'epoca i matematici, comunque certi matematici, tentavano di dare delle spiegazioni anche molto pratiche alle strutture matematiche che inventavano, facendo degli esempi della vita comune. Mi permetto di aggiungere semplicemente che Riemann, che è considerato l'inventore della geometria differenziale moderna, nella sua famosissima abilitazione a professore in Germania, sotto l'egida di Gauss, aveva citato solo due esempi di varietà differenziale, che sono lo spazio diciamo, delle posizioni nello spazio-tempo, e lo spazio dei colori percepiti. Quindi pensate che il colore, almeno nel 1800, era veramente al centro di grandissimi matematici, grandissimi scienziati. Andiamo avanti e arriviamo a Hering, un fisiologo. Quindi vedete che ci stiamo avvicinando al Novecento, diciamo al XX secolo, e nel 1892 propone una teoria rivoluzionaria che sembra contrastare con la teoria tricromatica di Young e Helmholtz. Cosa dice la teoria di Hering? Hering dice, allora, parte dal presupposto che non esistono colori rossi che noi possiamo percepire come verdastri. Se ci pensate, non dite mai che un rosso è verdastro. E nello stesso modo dice, non esiste mai un giallo che noi possiamo definire come bluastro, ok? E Hering dice, ah ok, allora c'è qualcosa di speciale dietro queste coppie di colori, e c'è qualcosa di speciale dietro anche la coppia del bianco e nero, e propone una teoria che si chiama la teoria dei colori opponenti di Hering, nella quale sostiene che un colore è dato dalla contribuzione del bilancio di opposizione tra il bianco e il nero, che alla fine forma il grigio, e l'opposizione rosso-verde e giallo e blu. Ecco, di nuovo questa teoria, che è abbastanza complicata, soprattutto lui l'aveva formulata da un punto di vista linguistico, quasi filosofico, ecco, non ha ricevuto all'inizio molto interesse da parte degli scienziati, e soprattutto si stavano già cominciando ad ottenere dei primi risultati sull'esistenza
delle famose cellule che portavano alla teoria tercromatica. Ecco perché all'inizio si pensava che questa teoria, che piaceva molto ai poeti, ai filosofi, ma non molto agli scienziati, non fosse compatibile con la teoria tercromatica, che invece piaceva molto a matematici e fisici. Vedremo poi che sia la teoria tercromatica che la teoria dei colori opponenti di Hering in realtà fanno parte della complicatissima catena dei fenomeni che porta alla percezione del colore, quindi entrambe sono parzialmente giuste, nel senso che entrambe contribuiscono alla percezione del colore. Terminiamo la prima parte del discorso storico con Schrödinger. Allora, Schrödinger è molto noto ovviamente alla comunità internazionale per i suoi lavori sulla meccanica quantistica e diciamo, in particolare io lo conosco anche per altri lavori, ma soprattutto per la meccanica quantistica, e nel 1920 pubblica una serie di veramente splendidi articoli sul colore, utilizzando una fusione teorica dei risultati precedenti di Grassmann, Helmholtz, Young e Newton, nello stesso spirito delle equazioni di Maxwell. E personalmente io lo considero l'apice dello studio teorico sul colore della prima parte del XX secolo, quindi qui nel 1920 si blocca lo studio teorico matematicamente rigoroso del colore nel XX secolo. Ed è un vero peccato perché ora, citando una splendida canzone dei Led Zeppelin, What is and what should never be, che cosa è e che cosa non dovrebbe essere, vi racconto giusto in una slide un po' di polemica, perché nel 1913 si fonda la Commissione Internazionale dell'Eclairage, che ora è basata a Vienna, si chiama CIE in generale, e se voi guardate il sito, con molta umiltà, la CIE si autorappresenta come l'autorità internazionale sulla luce, l'illuminazione e la colorimetria. Andiamo bene. Allora, nel 1931 comincia a fare disastri con teorie, proponendo teorie davvero molto molto povere dal punto di vista matematico, soprattutto se confrontate con quelle di von Helmholtz, che utilizzava la geometria differenziale, e Schrödinger, che aveva algebrizzato, come lo vedremo successivamente, la teoria del colore. Ma soprattutto quello che per me è devastante è che fa disastri concettuali, perché ontologicamente il suo discorso non tiene, mescola fisica, biologia e percezione del colore in un modo estremamente caotico. E se da un punto di vista tecnologico ci sono delle cose che funzionano, purtroppo da un punto di vista scientifico non riesce a tenere questo tipo di discorso rigoroso. E personalmente penso che scienza e tecnologia devono avanzare di pari passo, ecco perché sono veramente un antagonista della CIE. E la presenza della CIE nel XX secolo ha creato, come dicevo qui, uno iato importante con almeno due voci fuori dal coro importanti che discuterò nella terza parte del seminario. Ok, quindi questo conclude la prima parte e sottolineo, riassumendo, che ci sono queste due teorie, la teoria tricromatica e la teoria dei colori opponenti, che è opportuno spiegare da un punto di vista fisiologico, e è quello che andiamo a fare nella seconda parte. Allora, vi presento una sezione dell'occhio umano e ci sono ovviamente moltissime parti che dovrebbero essere discusse, non abbiamo il tempo, e passo direttamente, se ricordo bene, passo direttamente alla retina, che è la parte dell'occhio dove ci sono i fotorecettori che permettono di captare la luce e di trasformarla in una catena di eventi che porta poi alla percezione del colore. Allora, questa che vi presento qui è una sezione della retina, e le interconnessioni che ho messo, non l'ho messo io, che sono disegnate tra le cellule, sono molte meno, ma enormemente meno di quelle che esistono nella realtà, e nella retina ci sono queste cellule che si chiamano cellule ganglionari, amacrine, bipolari, orizzontali, e la luce passa attraverso queste cellule, che sono trasparenti alla luce, viene captata dai fotorecettori e alla fine la luce che non viene captata dai fotorecettori, che analizzeremo tra pochissimo, viene assorbita dall'epitelio pigmentato. Ecco, qui i miei amici Tommy e Clara, che sono in ascolto, rideranno perché vi mostro
la foto di un gatto, Atomo, che ho fatto nel 2004 a casa mia, e ci siamo sempre chiesti come mai quando uno fa una foto a degli animali, chiamiamoli notturni, cioè che riescono a vedere anche la notte, con un flash, questi animali sembra che le loro pupille emettano luce. Ecco, studiando poi la visione, mi sono informato sul fatto che gli animali notturni, invece che avere l'epitelio pigmentato come abbiamo noi, che cattura la luce che non viene appunto catturata dai fotorecettori, loro hanno quello che si chiama il tapetum lucidum, se lo dico correttamente, e questo riflette invece la luce residua e dà una seconda possibilità, o anche terza e quarta, all'animale di assorbirla. Solo che quando noi lanciamo un flash, questa luce è talmente forte che il tapetum lucidum riflette verso di noi, da cui questa foto che è passata la storia come ipnoatomo, come vedete. Allora, passiamo adesso ai trasduttori che sono nella retina, che sono i coni e i bastoncelli. Allora, bastoncello è road in inglese, è più allungato, e il cono, come lo vedete in questa scansione del microscopio elettronico, ha veramente una forma un po' più conica. E i coni, per ritornare alla teoria di Young, hanno, diciamo, hanno delle curve di sensibilità differenti, come vi ho scritto qui, sono molto meno numerosi dei bastoncelli. I bastoncelli sono dell'ordine dei 100 milioni e i coni sono dell'ordine dei 5 milioni, e soprattutto non sono omogeneamente distribuiti nella retina, ma sono concentrati solo nella parte centrale, che si chiama fovea. Vedremo dopo qualche informazione in più rispetto alla fovea. Permettono ai coni un'altissima acuità visiva, e come vi dicevo prima, sono i responsabili della tricromia, in quanto hanno, diciamo, tre curve di sensibilità differenti, e in generale si dovrebbe dire LMS per long, medium and short wavelet, la lunghezza d'onda. In realtà si usa dire rosso, verde, blu. Ho scritto qui sbagliando, come mai? Perché se uno va a vedere il picco di sensibilità dei coni del blu, è vero che, quelli short, è vero che cade nella regione, come vedete qui, del blu. I coni cosiddetti del verde, il loro picco di sensibilità cade nel verde, ma guardate, la sensibilità dei coni del rosso, il picco di sensibilità cade nella zona del giallo, e quindi occorrerebbe chiamarli i coni del giallo, non del rosso. Ma in realtà alla fine si è presa questa nomenclatura e si chiamano così. In ogni caso, il fatto che esistano queste tre curve di sensibilità differenti fa sì e giustifica che ci sia la tricromia della visione umana. E ora andiamo ad analizzare un po' meglio la fovea, perché io sono rimasto molto sconvolto quando ho scoperto come gli esseri umani veramente vedono, e vi chiedo di guardare in modo molto e di concentrarvi, diciamo, su questo punto, e vi chiedo, mantenendo gli occhi fissi su questo punto, di tentare di leggere anche solo due linee sopra o due linee sotto. Io personalmente non ce la faccio, e immagino nemmeno voi. Questo perché noi stiamo imponendo alla nostra visione di avere la visione foveale, cioè la massima acuità visiva, attorno a questo punto. E la visione foveale è una visione poverissima a livello di ampiezza d'angolo. Immaginate, come ho scritto qui, che la visione foveale ricopre solo 2 gradi ed è l'ampiezza di un'unghia quando allungate il braccio. Allungate uno delle due braccia, guardate l'unghia del vostro pollice, ecco, questa è l'apertura di 2 gradi più o meno che avete quando guardate con la visione foveale. E la visione foveale, come abbiamo detto prima, è molto acuta. E se tutta quanta la retina avesse lo stesso tipo di distribuzione e di densità di coni che c'è nella fovea, il cervello dovrebbe elaborare una quantità eccessiva di informazione. Dovremmo avere un cervello molto più grande per elaborare l'informazione foveale distribuita su tutta quanta la retina. Solo che quando noi non abbiamo la visione foveale, abbiamo una visione sfocata, e laddove invece
se noi guardiamo qualsiasi scena visiva, abbiamo una visione netta, a parte problemi visivi, ma diciamo per una visione normale abbiamo una visione netta in tutte quante le parti della scena visiva. E allora ci si chiede come mai. E la risposta a questa domanda è veramente una genialata della natura dell'evoluzione ed è rappresentata dai movimenti saccadici. I movimenti saccadici sono i movimenti muscolari più veloci del corpo. Pensate che un movimento saccadico è fatto tipicamente in soli 20 millisecondi e questi zigzagano, lo scrivo qui con il cursore, zigzagano in tutta quanta la scena visiva in cerca di informazioni salienti. E le informazioni salienti per noi sono quelli che si chiamano i gradienti di luce, ovvero le differenze di luce che vengono dalle varie parti della scena visiva, e le zone omogenee invece sono ricostruite per interpolazione dal cervello. Vi mostro ora in questa scena, in questa scena rappresentata questa figura che ho rubato da questo sito. Quello che noi vedremmo se avessimo solo la visione foveale senza i movimenti saccadici. Immaginate che noi stiamo guardando questo edificio, non so, queste barche, e vedremo solo questa parte netta. In realtà noi quello che percepiamo è tutta quanta la scena netta. Questo perché con i movimenti saccadici l'occhio va a esplorare la scena nelle nuvole, nei dettagli degli alberi, in questa parte qui dove ci sono le barche, per appunto fusione di questa informazione il nostro cervello ci dà un'immagine che è netta dappertutto. Questo perché? Perché vi dicevo che in questo modo il cervello deve solo elaborare una parte estremamente netta e che richiede un'informazione molto, diciamo, notevole, proveniente solo da alcune parti, alcuni pezzi della retina. Questo gli permette di non dover dedicare troppo spazio all'analisi dell'informazione foveale. Ok, questo per quanto riguarda, ho fatto una piccolissima digressione perché mi è sempre interessato, affascinato tantissimo il discorso della visione foveale e di come viene sopperita con i movimenti saccadici, ma a parte questo breve interludio, ritorniamo alla spiegazione fisiologica del perché, come vi ho detto prima, la teoria tricromatica e quella di Ehring sono compatibili tra di loro. Allora, abbiamo visto l'esistenza dei coni che giustifica la teoria tricromatica. Andiamo a vedere come mai e che cosa giustifica la teoria opponente di Ehring. E ciò che la giustifica sono le cellule ganglionari. E le cellule ganglionari fanno qualcosa di un po' bizzarro a prima vista, perché prendono le uscite dei tre coni, LMS, rosso, verde e blu, diciamo, e fanno tre cose diverse. La prima cosa che fanno è di mescolare con coefficienti positivi le uscite dei tre coni, generando quello che si chiama il canale della luminanza, ovvero il livello di grigio, il primo canale di bilancio tra bianco e nero proposto da Ehring. Poi ci sono delle cellule ganglionari che, come vedete qui, fanno la somma delle uscite dei coni del rosso e del blu e la sottraggono a quella del verde, creando il canale cosiddetto opponente rosso-verde o viola-verde, non è importante, l'importante è che ci sia questa opposizione. E infine ci sono delle cellule ganglionari che fanno la somma del rosso, dei coni del rosso e del verde e la sottraggono all'uscita dei coni del blu, creando l'opposizione giallo-blu. Quindi, come vedete, prima di passare al nervo ottico e essere interpretato dal cervello, c'è questa rielaborazione dei coni fatta dalle cellule ganglionari che giustifica assolutamente in modo pieno le speculazioni di Ehring. Perciò sia lo stadio tricromatico che quello opponente sono, come vi dicevo prima nella prima fase, semplicemente due parti di una catena molto complessa e ancora non capita, che è quella che è la catena che porta alla percezione del colore da parte degli esseri umani. Ok, adesso vi mostro qualche cosa che per me è stato molto simpatico quando l'ho imparato, e cioè la dimostrazione, come la chiamano gli psicologi, dell'esistenza del punto cieco. E allora, come mai c'è il punto cieco? Perché il pezzo della retina dove le cellule ganglionari mandano le informazioni al cervello è senza fotorecettori, e quindi se noi
diciamo, vediamo guardiamo una scena solo con un occhio, e una parte della scena cade esattamente sul punto cieco dove non ci sono fotorecettori, il nostro cervello non ha alcuna informazione che arriva da quel punto e interpola l'informazione a partire dalle informazioni circostanti. Quindi vi chiedo di fare questo esperimento. Allora, secondo me non riuscirete a farlo con lo schermo del computer, ecco perché magari dopo la presentazione vi domando di prendere un foglio di carta, di disegnare una croce a sinistra e un pallino a destra sufficientemente distanti, e di chiudere l'occhio, per esempio l'occhio sinistro, e di guardare con l'occhio destro questa croce intensamente, e di muovere avanti e indietro lentamente il foglio fino a quando vedrete che il pallino nero svanisce. Perché il pallino nero svanisce? Proprio perché, come vi ho detto prima, il pallino nero cade sul punto cieco, il cervello non ha alcuna informazione che viene dal pallino nero e ha la sola informazione che viene dai punti circostanti al pallino nero. E qual è l'informazione dei punti circostanti? Al bianco. E come vi ho detto prima, il cervello interpola l'informazione nelle zone omogenee e, non avendo più nessuna informazione, dice: ah, l'informazione più probabile è che anche in questa zona ci sia tutto bianco, e quindi interpola, e quello che noi percepiamo è qui tutto quanto bianco. Lo stesso avviene, ed è ancora più clamoroso, quando voi ripetete questo stesso esperimento e muovete avanti e indietro il foglio fino a quando, ad un certo punto, ad una posizione specifica, percepirete che la linea sarà completamente piena, non ci sarà questa interruzione del segmento. Perché? Perché per il cervello nei punti circostanti c'è una linea, c'è un segmento diretta, e per il cervello la cosa più semplice da fare è dire: ah, ok, non ho un'informazione, ma senti, faccio una cosa, la riempio con l'informazione più probabile, quindi lui, il cervello, ci dà l'informazione di una linea piena. Okay? Quindi la cosa molto molto interessante è che c'è una netta e evidente distorsione della, tra virgolette, realtà fisica, ottica, l'informazione che proprio elettromagnetica che noi stiamo vedendo, e quella che è l'informazione che invece il cervello interpola. Questa è una delle prime cause del fatto che si dice che noi non vediamo con gli occhi, ma vediamo con il cervello. E parlando appunto di cervello, e andando avanti, dalla retina via nervo ottico il segnale visivo passa alla corteccia visiva. Questa corteccia visiva è composta di varie zone, e si è scoperto che quella adibita all'analisi del colore si chiama zona V4. E come è scritto qui, bisogna dire in modo molto chiaro che siamo ancora molto molto lontani dal capire come funziona il cervello, sia da un punto di vista fisiologico, sia da un punto di vista della modellizzazione matematica degli eventi neurofisiologici che portano alla visione. E quello che possiamo dire è che di sicuro il cervello elabora i segnali visivi in modo molto abile, perché la nostra vista è estremamente buona, ma scusatemi, sono, ops, eccoci qua, ma anche in modo molto costoso, perché si stima che 2/3 della nostra capacità cerebrale siano dedicati all'elaborazione visiva. E questo spiega anche come mai la prima cosa che si fa quando si è stanchi è di chiudere gli occhi, perché così si smette di dare informazione al cervello per essere elaborata, o anche quando ci si concentra su un pensiero molto complesso, in generale si tende a chiudere gli occhi, proprio perché si lascia al cervello la possibilità di non utilizzare questi 2/3 della capacità cerebrale per analizzare l'informazione visiva che viene adibita a fare altro. E terminiamo questa seconda parte con, come ho scritto qua, ciò che gli occhi non vedono, ed è qualcosa di estremamente affascinante, che si chiama induzione cromatica. Allora, questi due quadrati bucati, questo e questo, che vi sto mostrando in questa slide, stanno inviando a livello elettromagnetico esattamente la stessa informazione ai nostri occhi.
cioè questo colore e questo colore che noi percepiamo in modo differente sono da un punto di vista fisico, da un punto di vista della radiazione elettromagnetica, esattamente lo stesso. Se non ci credete, poi vi potrò fare una prova con Paint o quello che volete. E come vedete, come scritto qua, induce hue, hue è il nome inglese per la tinta. Perché si chiama induzione? Perché il contorno, qui rosso e qui verde, induce una tinta percepita diversa. Qui c'è una tinta percepita, diciamo, giallognola, qui c'è una tinta percepita molto più arancionata, direi. Lo stesso avviene con la saturazione. Qui, ripeto, questa e questa, questo oggetto stanno inviando esattamente la stessa informazione fisica ai nostri occhi, ma il nostro cervello la percepisce molto diversa, perché questo è un rosa più pallido e questo è un viola un po' più saturato, diciamo. E lo stesso per la cosiddetta brightness, la luminosità o luminanza, ci sono tanti nomi diversi. E questo e questo sono esattamente la stessa cosa da un punto di vista fisico, ma noi percepiamo questo quadrato bucato molto più chiaro rispetto a questo, proprio perché il contorno è diverso, c'è un'induzione provocata dal contorno. Ok, e adesso si arriva a quella che si chiama la scacchiera di Adelson, di nuovo qualcosa che mi ha scioccato la prima volta che l'ho vista, e tutti quanti, credo, diranno che i due punti A e B sulla scacchiera corrispondono alla parte, diciamo, nera e alla parte bianca della scacchiera. Ecco, adesso vi mostro cosa succede. In realtà, sia questo, che A e B sono esattamente lo stesso colore. Ritorno avanti, ecco, guardate, cioè è sconvolgente questa illusione ottica, ma ecco, lo faccio di nuovo. A e B sono esattamente lo stesso colore da un punto di vista, ripeto, fisico, ok? E di nuovo, se non ci credete, vi potrò fare la prova con Paint, ma questo mostra in modo molto chiaro che, come l'ho scritto qui, la realtà fisica è molto, molto, molto diversa da quella percettiva. E quindi quando si parla di colore, soprattutto, occorre distinguere in modo molto chiaro tra colore fisico, che diciamo è rappresentato dalla radiazione elettromagnetica che gli corrisponde, e colore percepito. Sono due cose estremamente diverse. Ok, termino con la parte della matematica del colore che corrisponde di più a quello che sto studiando io oggi, io con i miei colleghi ovviamente, e inizio con la prima legge della psicofisica. Ci tengo molto a questa legge, si chiama legge di Weber-Fechner, qui vediamo Weber e Fechner, e guardate anche il periodo nel quale questa legge è stata determinata, prima attraverso esperimenti di Weber e poi attraverso una formalizzazione matematica di Fechner, e questa legge è l'unica formula matematica che mi sono permesso di introdurre nelle slide. Ho seguito il consiglio del compianto Stephen Hawking, che, quando gli hanno detto che diciamo il numero di copie del suo famosissimo libro A Brief History of Time vendute sarebbe stato inversamente proporzionale al numero di formule che avrebbe introdotto. Lui ne ha introdotta solo una, è uguale a mc quadro. Allo stesso modo ho voluto introdurre solo una formula, che è quella di Weber-Fechner, ma ci tengo molto a questa formula perché è la prima legge psicofisica della storia e possiamo capirla in un modo molto molto semplice. Allora, questa legge vale per tutti quanti i sensi umani ed è stata stabilita per la prima volta da Weber per quanto riguarda il tatto, ma noi la vedremo per la vista. Allora, immaginate di essere in un cinema con le luci spente e immaginate di guardare lo schermo del cinema illuminato in modo omogeneo, e immaginate che nel centro di questo schermo ci sia per esempio un cerchio e c'è il proiettore del cinema che ha la possibilità di aumentare poco a poco l'intensità di questo cerchietto. L'aumenta un po', vi chiede: percepite una certa differenza nello schermo che state guardando? E voi direte tipicamente no. L'aumenta ancora un pochino e vi chiede: percepite una differenza? No. L'aumenta ancora un pochino e voi direte: ah, ecco, percepisco la differenza tra il cerchietto e il resto dello schermo. Ecco, questa minima differenza che voi percepite in inglese si chiama JND, per Just Noticeable Difference, e cioè
la differenza appena percettibile. E questa differenza appena percettibile è questa delta S, e cioè la variazione della sensazione dell'intensità stimolo sfondo. Quindi la minima intensità della, immaginate che sia un proiettore che getta luce sullo schermo, la minima intensità, la minima differenza, scusate, di intensità rispetto allo sfondo rappresentato dall'intensità I, che produce una differenza appena rimarcabile da un osservatore, è appunto indicata con delta I. Questa è la GN di delta S e questa è la legge di Weber-Fechner. C'è questa costante K che dipende dai vari sensi umani, cambia a seconda del tatto, l'olfatto, la vista, eccetera, eccetera. Quindi in ogni caso è una costante. Allora, Weber aveva proposto questa legge. Fechner ha pensato di studiare questa legge da un punto di vista del calcolo differenziale. E come si fa? Si suppone che sia possibile trasformare queste variazioni che in matematica finite, che in matematica si scrivono con delta, in variazioni infinitesime, che di nuovo in matematica si rappresentano con una d più piccola e si chiamano differenziali. Scritta in questo modo, con i differenziali, questa diventa una delle più semplici equazioni differenziali che esistono, si può risolvere e dà luogo a quello che si chiama un comportamento logaritmico della sensazione di luminosità rispetto alla variazione dell'intensità dello stimolo. E che cosa significa? Che c'è una non vi ho messo qui la derivazione della soluzione, ma credetemi, che cosa significa che c'è una variazione logaritmica della sensazione di luminosità rispetto alla variazione dello stimolo di luminosità? Significa che è sufficiente variare di poco una luce fioca per percepirne un cambio. Questo perché? Perché il logaritmo è una funzione che cresce molto velocemente per valori bassi del suo argomento e invece cresce molto lentamente per valori grandi del proprio argomento. Quindi, se noi facciamo variare anche di poco una luce fioca, noi riusciamo a percepirne il cambio. Invece, se noi abbiamo una luce intensa, dobbiamo farla variare di molto per riuscire a percepire un cambio. E questo, come vi dicevo, vale con buona approssimazione per tutti i sensi umani. Immaginate, per esempio, di prendere sulla vostra mano un libro, un libricino che pesa 100 grammi e aggiungete qualsiasi cosa, un piccolo oggetto. Voi percepirete una differenza rispetto ai 100 grammi. Immaginate invece di prendere un bel librone di un chilo e mettete lo stesso oggetto che prima avete percepito come differente rispetto al libricino di 100 grammi. Questa volta, con molta probabilità, non riuscirete a percepire una differenza, perché pochi grammi in più rispetto ad un chilo non fanno la stessa differenza che invece fanno con 100 grammi. E la stessa identica cosa avviene per la vista. Solo che questa legge, appunto, è una legge che riguarda i sensi umani. E immaginatevi una legge matematica fatta per i sensi umani. Questa è la nascita di una disciplina che si chiama psicofisica. Ecco perché ho voluto spendere un po' di tempo per discuterla, perché la legge di Weber-Fechner ha un'importanza storica enorme per la scienza della percezione, perché mostra che anche se la nostra percezione, la percezione umana è assoluta, ovvero varia da individuo a individuo, io non posso comunicarvi la mia sensazione di rosso, voi non potete comunicarmi la vostra sensazione di verde, ma possiamo tutti quanti essere d'accordo con molta robustezza sulla differenza, sul concetto relativo di differenze tra stimoli e colori percepiti. Ecco perché è possibile fare una diciamo scienza e soprattutto modellizzare matematicamente qualità che sono tipicamente considerate come soggettive, come la percezione, come la sensazione. Non è vero che la percezione e la sensazione sono solo oggettive, non possono essere modellizzate, proprio perché noi siamo molto robusti, gli esseri umani sono molto robusti al concetto di variazione relativa
tra sensazioni. E a posteriori questo non ci dovrebbe sorprendere, perché allora la nostra la società umana è caotica, ma sarebbe ancora molto più caotica se non percepissimo allo stesso modo le differenze di stimoli. Staremmo sempre a litigare. E invece, almeno per quanto riguarda la percezione di stimoli e i sensi che abbiamo, da un punto di vista relativo, siamo più o meno tutti quanti d'accordo. Ecco perché la legge di Weber-Fechner ha legittimato la ricerca e la modellizzazione matematica di fenomeni non fisici ma percettivi, che siano comunque robusti, con la differenza che lo strumento di misura non è un apparato fisico ma è il sistema percettivo umano. Quindi, se volete, le persone che si occupano di fisica matematica o di fisica teorica, e io mi considero un fisico matematico, un fisico teorico, ma non mi occupo di diciamo di esperimenti in cui c'è uno strumento di misura fisico che ha misurato, non so, la traiettoria di un elettrone o qualsiasi altra cosa. Semplicemente tento di modellizzare matematicamente degli esperimenti fatti con un nuovo strumento di misura, che è il sistema percettivo umano. E questo lo dico per Barbara, abbiamo già discusso sui settori disciplinari italiani. Secondo me si dovrebbe introdurre, o li eliminiamo i settori disciplinari, o si dovrebbe introdurre quantomeno il settore di psicofisica teorica o psicofisica matematica, perché secondo me ha la stessa identica legittimità, proprio per la robustezza che gli corrisponde alla fisica teorica, alla fisica matematica, ma ne discuteremo dopo se volete. E ora passo a una brevissima digressione senza formule, e ho terminato letteralmente in 2-3 minuti, sui modelli matematici del colore più moderni, e vedrete delle cose che secondo me vi sorprenderanno. Cominciamo con questo personaggio molto singolare, che si chiama Hussein Yilmaz, un fisico teorico che si è occupato in particolare di relatività ristretta e generale, e lui, diciamo, è stato molto controverso, perché nella sua vita ha avuto delle idee molto brillanti, ma diciamo che matematicamente le sue formulazioni erano abbastanza, diciamo, non tenevano quanto le sue idee, ecco. Non era un grandissimo matematico, ma era un bravissimo fisico. E nel 62 pubblica un articolo davvero sorprendente, nel quale tenta di collegare la percezione dei colori con la relatività speciale di Einstein. Voi vi chiederete: cosa diavolo c'entra la percezione dei colori con la relatività speciale? In realtà, dopo aver letto l'articolo, uno si dice: ah, insomma, cioè, visto lungo sto ragazzo. E perché questo? Perché allora il nucleo concettuale della relatività speciale di Einstein è l'osservazione empirica del fatto che tutti quanti gli osservatori inerziali, ovvero che non sono sottoposti ad accelerazione, misurano la velocità della luce allo stesso identico modo. È una costante che vale, come sappiamo, quasi 300.000 km al secondo. Ma la cosa importante è che tutti quanti questi osservatori non accelerati, inerziali, sono d'accordo sulla costanza della velocità della luce. E Yilmaz ha, diciamo, considerato un parallelismo tra questo fatto e il fatto che la saturazione dei colori spettrali, vi ricordo, i colori spettrali sono l'uscita del prisma di Newton o le componenti irriducibili alla Maxwell delle onde elettromagnetiche che noi percepiamo come luce, e la loro saturazione è percepita come massima e invariante sotto cambi di illuminazione, ovvero qualsiasi osservatore che, diciamo, in una stanza dove c'è una luce, una lampada, e si adatta a questa lampada, a questa illuminazione, e se noi mostriamo a questo osservatore, indipendentemente dall'illuminante che abbiamo utilizzato per adattarci, un colore spettrale, l'osservatore dirà invariabilmente che la saturazione di questo colore è massima, esattamente come la velocità della luce è massima rispetto ad osservatori inerziali. E quindi rimane in un modo abbastanza chiaro l'idea che gli osservatori inerziali in colorimetria siano gli osservatori adattati ad un illuminante, e che la saturazione massimale dei colori spettrali sia equivalente della velocità della luce. Ora, questa è l'idea che ha proposto Yilmaz, e ripeto, matematicamente ha fatto anche degli errori abbastanza gravi, ma
con il mio collega Michel e le nostre due dottorande, abbiamo ripulito la teoria di Yilmaz e abbiamo, adesso l'articolo è quasi pubblicato, ma vi posso mostrare, avrete capito che mi piacciono i gatti, vi posso mostrare il risultato di una delle conseguenze della teoria relativistica di Yilmaz applicata alla colorimetria con il cosiddetto bilancio di Bianco. Allora, questa è una fotografia che ho preso dal mio gatto Panko sotto l'illuminante dato dalle le lampade IKEA, immagino che le conoscete già, quelle che danno una luce un po' arancionata, solo che, e questa è una fotografia che ho preso con la mia fotocamera digitale senza alcun bilancio di bianco, ok? Quindi è proprio la resa della, quella che si chiama resa raw in inglese, dell'elettromagnetismo, ovvero della luce che c'era in quel momento nella scena. E solo che, come vedete qua, le mie scale non sono arancionate, sono bianche, e io in quel momento le percepivo come bianche perché ero adattato a quella luce. E si dimostra nella teoria di Yilmaz che le trasformazioni che portano un osservatore non adattato alla luce ad un osservatore adattato sono quelle che in relatività speciale si chiamano i boost di Lorentz. E infatti abbiamo implementato un algoritmo in cui abbiamo preso i boost di Lorentz della relatività speciale, li abbiamo adattati al modello colorimetrico che abbiamo, e vedete qui sotto il risultato. E come vedete, questa parte qua di Panko è diventata bianca, le scale sono diventate del colore corretto, e quindi è stata rimossa quella che si chiama la dominante cromatica spuria generata dall'illuminante, proprio perché questa, se volete, rappresenta una scena che un osservatore non ancora adattato all'illuminante percepirebbe, e questa rappresenta la scena di un osservatore adattato all'illuminante. Ok, mi dispiace passare da Panko perché lo guarderei sempre, ma vabbè, andiamo al mio idolo, che è Reznikov. Allora, Reznikov è un ricercatore molto bizzarro, perché lo dico soprattutto ai matematici presenti a questo incontro. Lui era un analista armonico molto molto formale e ha fatto dei lavori estremamente astratti di analisi armonica, e nel 74 gli è venuto in mente, non si sa come mai, di studiare la percezione del colore, e partendo dagli assiomi di Schrödinger ha aggiunto un'ipotesi fondamentale che si chiama ipotesi omogeneità. Allora, matematicamente omogeneità si traduce dicendo che esiste un gruppo di trasformazioni che agisce transitivamente su uno spazio. Detto in termini più pratici, nessun colore specifico. Vedete com'è semplice banalizzare la matematica. E comunque, con questa, se conoscete il concetto di omogeneità lo sapete, altrimenti vi consiglio di rimanere con il fatto che l'omogeneità è proprio una rappresentazione del fatto che non c'è nessun colore che si può considerare come speciale rispetto agli altri. E aggiungendo questa ipotesi di omogeneità agli assiomi essenzialmente algebrici di Schrödinger, arriva con tecniche matematiche di analisi armonica a determinare due soli spazi, non semplici insiemi, ma spazi muniti di strutture metriche e geometriche che sono compatibili con questi assiomi. Ripeto, assiomi di Schrödinger, che sono quattro, più l'assioma di omogeneità. E dimostra in modo straordinario che uno di questi due spazi è lo spazio piatto senza curvatura che la CIE ha sempre considerato. L'altro invece è uno spazio che si dice, per chi conosce la geometria, spazio iperbolico, con una geometria e una metrica completamente nuove rispetto a queste. E questo secondo è lo spazio che io e il mio collega, il nostro dottorande, stiamo analizzando, in quanto abbiamo più di una prova per sostenere che questo è il vero spazio che corrisponde alla geometria della percezione del colore umana. E solo che c'è un problema, che la filosofia del ragionamento di Reznikov e le tecniche matematiche da lui utilizzate erano di natura molto fisica matematica. Se lo leggete, e ve lo consiglio, poi se volete vi do la referenza, utilizza geometria differenziale, analisi armonica, un ragionamento assiomatico che è molto tipico degli articoli di fisica matematica che erano pubblicati in quel periodo. E purtroppo
A causa di questo, il modello non viene capito e viene dei colorimetristi dell'epoca e viene completamente ignorato, esattamente come per tanti tanti anni il modello di Young della tricromia è stato ignorato. E arriveremo poi a come Michel e il mio collega ed io abbiamo riportato in auge il modello di Reznikov, ma prima un brevissimo interludio per parlarvi di questo personaggio, Abhay Ashtekar, che è un fisico teorico che studia la relatività quantistica. E la prima parte della mia carriera di scienziato è iniziata con quella che si chiama la Loop Quantum Gravity, e lui è uno dei più grandi protagonisti della Loop Quantum Gravity, ovvero il tentativo di fondere la relatività generale di Einstein con il cosiddetto modello standard, ovvero la teoria quantistica dei campi, che descrive tutte quante le altre interazioni a parte quella gravitazionale. E di nuovo trovate l'esempio di un grandissimo scienziato, che nel 99 decide di fare un interludio e di studiare lo spazio dei colori percepiti, e in questo lavoro che fa scrive una frase in cui dice: ah, tieni, guarda, c'è una cosa un po' bizzarra, lo spazio dei colori percepiti ha le stesse proprietà matematiche del cosiddetto spazio degli stati di un sistema quantistico, ed è a mia conoscenza il primo riferimento del fatto che la meccanica quantistica possa intervenire nella descrizione dei colori percepiti. Ora, senza voler entrare nel formalismo matematico, vi parlo nella slide che è la più, diciamo, astratta e matematicamente astratta di questo intervento, del modello che io e il mio collega Michel stiamo analizzando. Allora, vi spiego giusto da dove deriva l'idea quantistica. Allora, lo spazio dei colori percepiti non è un insieme qualunque, ma gli esperimenti di Grassmann, Helmholtz, eccetera, eccetera, ci hanno detto che ha delle proprietà aggiuntive. E queste proprietà in matematica si dicono come un cono convesso regolare tridimensionale. Non voglio entrare in dettagli, ma diciamo ha queste proprietà. Reznikov aggiunge a queste proprietà l'omogeneità. E c'è un teorema molto molto importante della matematica del XX secolo che si chiama teorema di Kircher-Wienberg, che fa un ponte tra strutture matematiche, e i teoremi che fanno proprio questi ponti sono in generale straordinari perché hanno delle conseguenze megagalattiche sia sulla matematica che sulle discipline come la fisica che si basano sulla matematica. E questo teorema dice che i coni convessi, omogenei, regolari e autoduali, ritorneremo su questa autodualità, sono tutti e soli i coni positivi di una certa struttura che si chiama un'algebra di Jordan. E l'algebra di Jordan è stata introdotta nel 1932 da Pascual Jordan, un fisico teorico, per studiare, sapete cosa? La meccanica quantistica. E in più, nel caso tridimensionale, questi coni coincidono esattamente, ma proprio esattamente, con quelli trovati da Reznikov. E come vedete, cono convesso omogeneo regolare viene dal mescolare Schrödinger con Reznikov. L'autodualità manca. In realtà, ripeto, senza entrare in dettagli, chiedere l'autodualità di questi coni significa interpretare il colore come un fenomeno quantistico, perché l'autodualità corrisponde a quella che in meccanica quantistica si chiama la dualità osservabile stato. Ripeto, non voglio entrare in dettagli perché sarebbe specioso, ma sappiate semplicemente che se uno vuole studiare attraverso le algebre di Jordan il colore, e c'è questa indicazione straordinaria del fatto che i coni positivi di queste algebre sono esattamente quelli trovati da Reznikov, deve aggiungere l'autodualità, e questa autodualità implica di analizzare il colore come un fenomeno quantistico. Ora, ho detto una frase importante, mi permetto di citare uno dei miei idoli. Se io sono diventato fisico-matematico, lo devo a due cose, Star Trek e Carl Sagan, perché guardavo sempre Cosmos quando ero piccino, e Carl Sagan ha detto un famoso aforisma.
ECREE, e cioè Extraordinary Claims Require Extraordinary Evidence, e ovvero affermazioni straordinarie necessitano prove straordinarie. Il fatto di sostenere che il colore sia un fenomeno, il colore percepito, scusate, sia un fenomeno quantistico è, non dico straordinario, ma è un'affermazione importante, cioè non è che possiamo lanciarla così come affermazione, dobbiamo avere delle prove per poterla giustificare. E in un recente lavoro abbiamo dimostrato che a livello teorico che esistono delle relazioni di indeterminazione alla Heisenberg che costituiscono il cuore della meccanica quantistica per la percezione del colore. Ovviamente il nostro lavoro, noi siamo fisici, diciamo, lui è un matematico pure, io sono fisico-matematico, lavoriamo con la matematica e con la teoria, e ovviamente stiamo tentando di convincere dei colleghi per fare esperimenti. Abbiamo un setup teorico che dovrebbe essere, diciamo, messo in pratica a livello sperimentale. Noi non ne siamo capaci, ma loro sì, e per verificare sperimentalmente l'esistenza di queste relazioni di indeterminazione. Dimostrate queste, io penso che si potrà dire in modo abbastanza chiaro che il colore è un fenomeno quantistico, perché le relazioni di indeterminazione sono, ripeto, il cuore della meccanica quantistica e non esistono nell'interpretazione classica della fisica o delle scienze. Ho finito e in generale amo sempre terminare i miei seminari con delle citazioni da gente in gamba, e comincio con Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori della Comunità Europea, e che dice che ha detto questa frase che ho sempre trovato molto molto bella, e sostiene che la qualità di un'idea si rivela dalla sua capacità di rinascere dai propri insuccessi, e ne abbiamo visto due di esempi della veridicità, a mio avviso, di questa frase. La teoria di Young e quella di Reznikov sono state un insuccesso totale all'inizio, ma sono rinate grazie a reinterpretazioni da parte di altre persone, Helmholtz per Young e io e il mio collega Michel per Reznikov, quindi le loro idee avevano veramente delle grosse qualità. Poi c'è una frase di Roger Penrose, fisico teorico che ha vinto il premio Nobel l'altro anno, e sostiene in un libro che si chiama The Emperor's New Mind, dice che strutture matematiche anche più complesse di quelle usate in relatività e meccanica quantistica potrebbero essere necessarie per descrivere il comportamento del cervello umano. E ovviamente noi, io e il mio collega Michel, siamo molto d'accordo con questa frase. E infine una frase di Pierre Joliot, che è il nipote di Marie Curie, che dice: il ricercatore, particolarmente colui che opera nella ricerca fondamentale, deve essere libero di tentare delle esperienze audaci, di sostenere delle teorie rivoluzionarie al limite paradossali. In una parola, deve disporre del diritto all'errore. Trovo questa frase splendida e la dedico a chiunque non capisca la necessità di finanziare la ricerca fondamentale, aggiungo, in ogni settore disciplinare. E con questo ho finito. Vi ringrazio tantissimo per questo invito, mi ha fatto un piacere immenso essere qui con voi, e se volete scrivermi vi lascio la mia mail, e ovviamente sono disponibile a rispondere a tutte quante le domande e a interagire con voi. Grazie mille Edoardo, mi sono divertita un sacco, devo dire la verità. Non so se si dice così, però mi è proprio piaciuto. Adesso lasciamo un attimo lo spazio alle domande, se ce ne sono. Tra l'altro chiedo ai miei colleghi se riescono di dare un occhio a YouTube, se in caso ci fossero domande su YouTube. Allora, aspetta. No, ok, ce l'abbiamo fatta, così ci guardiamo un po'. Togliamo la condivisione, ok, ecco. Eccoci qua. Io credo, mi sono concentrata parecchio, di aver capito dalla foto di Panco perché il mio iPhone, quando faccio le foto al chiuso, non mi fa mai vedere quello che vedo io. Direi. Che tutte le volte dico, ma come cavolo è possibile che io vedo una cosa e l'iPhone me ne fa vedere un'altra? È stato veramente, veramente interessante. Perché il tuo sistema visuale fa una elaborazione e soprattutto tu ti abitui alla luce nella quale sei immersa e ti toglie la dominante cromatica di questa luce. Il tuo iPhone, se non gli dici esattamente qual è la luce sotto la quale tu sei, non lo fa. E ci sono ovviamente i meccanismi di bilancio di bianco, ma se tu gli dici sono sotto una lampada a tungsteno e invece sei sotto una lampada al neon, lui fa disastri. E invece certo, noi lo facciamo in modo automatico.
È affascinantissima questa cosa, devo dire, mi ha colpito parecchio. Ma il fatto che lo facciamo con dei boost di Lorentz, che sono qualcosa che si studia in relatività ristretta, per noi è stato qualcosa di straordinario. Permettetemi solo una cosa, ma avessero detto 2 anni fa, prima di fare questo lavoro, sai Edoardo, per fare il bilancio di bianco occorre utilizzare i boost di Lorentz, ma mi sarei scompisciato dalle risate, sarei ancora per terra da ridere. Ed è vero, è incredibile, funziona perfettamente. Davvero incredibile, davvero. Allora, vediamo se intanto ci sono domande. Guarda, c'è una domanda in chat. Ah, grazie Barbara, grazie. La leggi tu? Ma io farei intervenire Irene se vuole direttamente, oppure Certo, leggo no, siccome aveva io. scritto, non sapevo Sì, se. infatti, no, non vorrei. Comunque, buonasera professor Provenzi, grazie per la bellissima presentazione, molto chiara anche per chi come me non ha basi scientifiche particolarmente solide. Personalmente ho una curiosità. Si possono descrivere in termini fisiologici casi particolari come quello del daltonismo? Questa ce l'avevo anch'io, in realtà l'ho scritta. Se sì, come possiamo spiegare la differenza percettiva del colore per i daltonici rispetto ai non daltonici? Grazie Irene. Perché era una cosa che vorrei tanto sapere anch'io. Allora, bellissima domanda e la risposta mi permetterà anche di parlare di una cosa che io e il mio collega vogliamo fare a partire dalla settimana prossima. Domani finisco le lezioni e quindi a partire dalla settimana prossima mi posso ricominciare a fare ricerca e faremo ricerca esattamente su questo punto, i daltonici. Allora, i daltonici non hanno tre coniche, allora ci sono diversi tipi di daltonici. I daltonici non hanno i tre coni che funzionano, ma ne hanno solo o due o addirittura uno. Se ne hanno due, dipendendo dalla coppia dei colori scusate, dalla coppia delle sensibilità che funziona, loro avranno delle distorsioni di colori che sono diverse a seconda, per fissare le idee. Immaginate che solo i coni del rosso e del verde funzionano per una categoria A, e per la categoria B solo i coni del blu e del verde funzionano. Ecco, le distorsioni degli uni e degli altri saranno differenti, ma loro, diciamo, ricombineranno poi attraverso le cellule ganglionari solo le uscite di due tipi di coni e ciò darà loro la possibilità di vedere un panorama, una quantità di colori molto più ridotta rispetto a quella che i tricromatici, cioè quelli che hanno, come noi credo, i tre coni che funzionano. E quindi i daltonici si spiegano da un punto di vista fisiologico a causa del fatto che o uno dei tre coni non funziona, o addirittura due dei tre coni non funzionano. Permettetemi di dire che, da un punto di vista matematico, la teoria che abbiamo sviluppato con le famose algebre di Jordan permette di passare dalla visione tricromatica alla visione daltonica in modo facilissimo, perché si deve semplicemente andare ad esaminare quelle che si chiamano le rappresentazioni non delle algebre di Jordan di dimensione 3, ma di dimensione 2. E questo, da un punto di vista matematico, è molto elegante e molto facile. Dobbiamo ovviamente confrontare i risultati che otterremo nelle prossime settimane con i risultati noti sui problemi di visione da parte dei daltonici, ma se troviamo una coerenza, una compatibilità, sarebbe, diciamo, un'aggiunta in più rispetto alla bontà della teoria, che ovviamente fino a quando non troviamo delle incongruenze, diciamo, ci crediamo. Quando troveremo delle incongruenze, diremo, ah, c'è qualcosa da aggiustare, come in tutte quante le buone teorie fisico-matematiche, ovviamente. Grazie, grazie. E non so se Irene vuole fare un'altra domanda oppure se soddisfa. No, ok, ringrazio anche lei. Controllo la chat. Marco, Sì, prego. allora, quando abbiamo organizzato, c'è stato un momento in cui si doveva scegliere la raffigurazione della locandina. Era venuto fuori appunto questo dipinto di Escher, io ignorante, ho proposto una cosa di Klimt, mi pare, adesso non mi ricordo più. E poi invece Alice ha scritto. No, perché questa qui è la tassellazione del disco di Poincaré, ovvero lo spazio iperbolico della teoria del colore. Ho fatto finta di niente, ho detto, vabbè, chissà cosa sta dicendo. Allora, non ti voglio chiedere nello specifico, quello che domando è, questi artisti, adesso magari nel caso di Escher, effettivamente lui sapeva della teoria di Poincaré, non sono abbastanza edotto su Sicuro. Escher in questo, ma in generale, questi artisti che
lavorano molto appunto proprio studiano i colori, per come ha fatto poi Klimt nell'altra cosa che io avevo trovato, e dubito che siano tutti scienziati, psicofisici e quant'altro. Mi chiedevo se appunto uno degli aspetti del fatto che sei un grande artista è perché hai certe sensibilità al colore che... allora, nel caso per esempio degli impressionisti, si sa che uno, non so, Monet aveva quella malattia che ti viene all'occhio, che poi viene che devi togliere, che ti devi operare poi, per altrimenti... la macula lutea, ok, sì. Insomma, perché stava troppo a fare l'en plein air, quindi in realtà i suoi colori derivavano da una patologia del suo occhio. E però appunto in generale mi domandavo se, al di là del fatto che qualcuno potesse anche studiare questioni scientifiche, non ci sia una correlazione, non so, una particolare predisposizione fisiologica, vabbè, insomma, hai capito. Io più che una particolare predisposizione fisiologica parlerei di una particolare predisposizione di apertura mentale, nel senso che nei nostri articoli citiamo Goethe, citiamo Schopenhauer, citiamo Wittgenstein, perché? Perché queste persone hanno riflettuto tanto, ed erano aperte alla possibilità, senza una rappresentazione matematica formale, di dire qualche cosa in più rispetto alla fisica del colore che tanti loro coevi non hanno detto. Ecco perché sia io che Michel troviamo molto molto interessante fare questo tipo di citazioni di filosofi, di poeti, perché... immaginatevi anche Hering, per esempio. Hering non aveva nessuna formazione matematica, ma a partire da questa sensazione del fatto che non possiamo parlare di rosso verdastro, di giallo bluastro, ha tirato fuori una teoria che si è dimostrata poi essere veritiera, e quindi è, a mio avviso, un'apertura mentale, una capacità di andare un po' oltre rispetto a quello che si vede, che alle volte, quando si fanno cose troppo tecnologiche o troppo scientifiche, uno ha un po' di difficoltà di vederle. Persone che si lasciano condurre dal pensiero, alla fine arrivano a determinate concezioni che, a mio avviso, devono essere ascoltate con interesse. Quindi, più che fisiologico, io parlerei proprio di apertura mentale. Okay. Allora, giusto perché hai citato Schopenhauer, Hering ha letto Schopenhauer, ed è proprio dalla lettura del testo di Schopenhauer che ha sviluppato in meglio. No, questo si sa, è una del, diciamo la sua fonte principale, perché la prima idea dell'idea appunto del frazionamento l'ha avuta proprio Schopenhauer, come lui diceva che era un frazionamento della retina. Ah, ok, ecco, sì. Beh, vedi, se poi riesci a mandarmi qualche referenza riguardo a Schopenhauer, con molto piacere me la leggo. Okay. Alice, vedo ancora che ci sono i miei amici Tommy e Clara, se hanno voglia di fare una domanda. Tutte le mani alzate, però Giuseppe Placidi. Poi se Tommy, certo, volendo possono intervenire assolutamente anche loro. Anche perché ci possono dare, diciamo, delle prove di panco e atomo, no? Mi pare di aver capito. Giuseppe, prego. Chiedo scusa, io non ci conosciamo, ma sono rimasto impressionato dal seminario, di cui ti ringrazio. Sono un collega di informatica. Io, diciamo, ho fatto un po' il percorso diverso. Sono un computer scientist con un dottorato in fisica, diciamo, in fisica applicata. Allora, in realtà io torno, diciamo, un po' con i piedi per terra, mi allontano dalla filosofia e vado. Siccome in realtà io tengo un corso di elaborazione di immagini, e mi ha fatto molto sorridere il fatto che anche tu hai cominciato con la fisiologia dell'occhio, i miei studenti rimangono tutti un po' scioccati perché si comincia così, diciamo, a discutere. Allora, noi abbiamo un bellissimo sistema non lineare con cui percepiamo quasi l'86-90% delle informazioni che captiamo dal mondo esterno. Tu hai detto che il nostro cervello consuma i 2/3 con la visione. In realtà, secondo me, è pure troppo efficiente, nel senso che in generale, visto che l'ammontare delle informazioni è quello che è,
Insomma, questa è la... In realtà, quindi a parte farti i complimenti, diciamo, di questa cosa, io ho partecipato di buon grado perché sto cercando di lavorare a una cosa, cioè cercando di fare, di realizzare una sorta di modello di come il cervello percepisce i colori. Perché possiamo ribaltare la cosa, no? E quindi, diciamo, poi magari ti chiederò aiuto in questo. Perché in realtà, se uno immagina l'intelligenza artificiale, mi sto occupando un po' di cose di questo genere, soprattutto con le reti neurali, per l'interpretazione del colore, in genere si fa un errore colossale, secondo me, che è quello di prendere rosso, verde, blu e diciamo concatenarli all'interno di questi strumenti in modo, se vogliamo, lineare. Invece tu hai mostrato giustamente che la percezione dei colori è un fenomeno assolutamente non lineare. Allora questo, in realtà, se uno riuscisse a descrivere questa non linearità che avviene nel nostro cervello, riuscirebbe in qualche modo a dare anche a questi sistemi di intelligenza artificiale un modo per interpretare molto più facilmente di quanto non facciano, perché alla fine quello che fanno è andare appresso all'intensità, diciamo così, quindi togliere l'aspetto cromatico, invece usare quello che noi usiamo molto banalmente. Quando tu hai fatto vedere quell'immagine della frutta, noi lì dentro, a quelle figure cromatiche, riusciamo a leggere molto di più di quanto non riescano a fare anche gli strumenti automatici. Allora, per me sarebbe un grandissimo colpo quello di riuscire a fare un pre-processing delle informazioni per agevolare il compito dei sistemi di intelligenza artificiale dopo. E questo volevo chiedere, appunto, la tua opinione in tal senso. Scusami la lungaggine, insomma, ecco. Allora, guarda, tutto quello che dici per me è interessantissimo e io qui sono assunto all'Istituto di Matematica di Bordeaux nel gruppo di trattamento d'immagini, per cui tutto quello che mi dici assolutamente mi suona, solo che purtroppo sono l'unico che si occupa di colore qui a Bordeaux riguardo da un punto di vista matematico. E naturalmente, se sei interessato, io sono sempre disponibile per collaborazioni. Dico di più, Alice e Barbara, assumetemi all'Aquila, così possiamo lavorare. No, questo in realtà per dire che il tuo raggruppamento disciplinare, siccome ha molto a che fare con la teoria dell'informazione, in realtà anche l'informatica non guasterebbe, non sarebbe nemmeno tanto bisogno di andarsene a inventare un altro. Perché, per esempio, no, io che poi faccio elaborazioni di queste immagini anche in campo medico, tu sai che ovviamente la diagnostica medica, ovviamente prima hai mostrato quello spettro elettromagnetico, sai bene che sono immagini costruite, diciamo così, artificialmente nel non visibile, per esempio in raggi X, eccetera, eccetera, e poi portate nel visibile e quindi sono in toni di grigio. Tutti quanti sappiamo che cos'è un TAC, una risonanza, eccetera. Però soprattutto nella risonanza, in genere c'è la multimodalità, cioè alle volte ci sono delle immagini prese con pesi diversi, in T1, T2, eccetera, che di fatto noi in qualche modo ci stiamo preoccupando di fondere per cercare di creare realtà aumentata. Ecco, questa fusione io sto cercando di farla con i colori. Se riesco a farla con il colore, in realtà riesco a dare molte più informazioni di quanto non siano semplicemente la semplice somma di toni di grigio che di fatto hanno poco. Allora, giusto, e questo, per questo ti chiedo aiuto, quindi magari ti scrivo. Scrivimi e assumetemi pure, così posso ancora più. Non scherzo, ma sto scherzando. Allora, volevo semplicemente dire, riguardo a quest'ultimo intervento, che è verissimo, tipicamente quello che si fa, ed è orribile, nel trattamento di immagini, è di dire, ok, io faccio un algoritmo che funziona in livello di grigio, e tipicamente gli algoritmi in livello di grigio funzionano magnificamente bene, il denoising, cioè togliere il rumore dall'immagine, o non so, anche trovare i contorni, eccetera, a livello di immagine in bianco e nero funziona magnificamente bene. Quando poi le persone dicono, ok, mo ce l'ho a livello di grigio, lo passo al colore, cosa faccio? Faccio R, G e B e li distribuisco in modo parallelo. È la cosa più sbagliata che si possa fare, perché noi non percepiamo R, G e B, mescoliamo tutto. E noi, infatti, con Michel vogliamo partire dalla fine, ovvero dalle caratteristiche matematiche, in particolare, come hai visto, algebriche,
e geometriche, della percezione. Quindi noi diciamo, sinceramente, non ci interessa nulla di ciò che avviene nel frattempo, ci interessa solo il risultato finale, e il risultato finale si spiega con queste strutture di algebra di Jordan e con la geometria iperbolica. E questo stiamo tentando di fare una specie di, non mi piacciono questi termini inglesi, bottom up, top down, semplicemente partire dalla fine e dire: questa è la nostra percezione, la modellizziamo, vediamo come queste nuove strutture algebrico-geometriche possono essere utilizzate in ambito di trattamento di immagini. Quindi siamo ancora agli albori, siamo molto molto agli albori, ma già vedi che abbiamo ottenuto un algoritmo di bilancio di Bianco che funziona molto bene, totalmente innovativo con i boost di Lorentz. Perché no, tentiamo, sapendo benissimo che ci saranno delle approssimazioni di mezzo, questo senza dubbio, ma perché no, tentare non nuoce. E soprattutto ci darà anche la possibilità di vedere se queste strutture matematiche innovative, tra virgolette, cioè non sono innovative per niente, ma applicate in questo modo lo sono, possono dare dei risultati interessanti per il trattamento di immagini. Quindi discutiamo assolutamente. Grazie. Grazie a te. Bella questa cosa, però, che ci si trova. Allora, io approfitto per guardare le domande su YouTube. Allora, c'è una domanda un po' particolare. Domande su YouTube? Oh mio Dio! Sì, sei in diretta su YouTube. Allora, Cesare Padovani, no, Padovani, scusami, fa una domanda, forse un po' una provocazione, però l'avevo pensata anch'io, devo dire la verità, ma non in questi termini. Se i due terzi dell'attività cerebrale è assorbita dall'elaborazione dei segnali luminosi, cosa possiamo dire allora dei non vedenti? Ah, bella domanda. Sono più intelligenti, ovviamente fra virgolette, perché comunque la risparmiano. Sì, è ben noto che, cioè, io non sono assolutamente a conoscenza di cose specifiche, ma è ben noto che le persone che sono private di un senso sviluppano enormemente gli altri sensi. Per esempio, se una persona è non vedente ha altri sensi, tipo l'udito, l'olfatto, sto dicendo magari delle sciocchezze, ma è ben noto che il cervello sopperisce alla mancanza di un senso sviluppandone altri. E immaginate per esempio gli animali, i cani per esempio, hanno un olfatto straordinariamente più sviluppato del nostro, e la vista dei cani non è assolutamente acuta come la nostra. Quindi la parte del cervello che è dedicata all'elaborazione della visione da parte dei cani è molto meno sviluppata rispetto a quella che è dedicata all'olfatto, si dice, giusto? Sì, ok. E ecco perché, appunto, togliendo la vista si passa all'esaltazione di altri sensi. Quindi non so se si può parlare di maggiore intelligenza, ma di sicuro nell'ambito percettivo altri sensi sopperiscono la mancanza della vista, o tentano di sopperire la mancanza della vista. Ci sta, condivido queste ipotesi, ci sta, anche perché poi se pensi che riescono a leggere solamente utilizzando i polpastrelli, cosa che se ci provassi io non arriverei da nessuna parte. Però devo dire che mi ha impressionato cioè il fatto che due terzi del nostro cervello sia impiegato per vedere, non l'avrei mai pensato. Mai. Poi effettivamente quando hai fatto tutti i paragoni, quando ti concentri, quando hai mal di testa, quando ti vuoi riposare, la prima cosa che fai è effettivamente chiudere gli occhi in modo tale da focalizzare le tue energie su altro. Però è pazzesca questa cosa. Scusate se sentite dei rumori di là, sono i miei bimbi perché è l'orario. Allora, se posso intervenire un attimo, io non volevo fare una domanda perché con Edoardo, diciamo, non voglio togliere tempo agli altri, posso fare le domande in altri momenti, ma volevo ringraziarlo perché per come, diciamo, ha fatto intervenire la matematica in questi mercoledì della cultura in modo così facile, no? Cioè, alla fine, voglio dire, interviene molto, ma l'hai resa molto fruibile, quindi insomma ti ringraziamo a nome dei matematici. Grazie mille. E comunque i settori scientifico-disciplinari sono la nostra disgrazia più grande, quindi grazie. Diciamo, io per me tu sei un geometra. Ah. Ma diciamo che adesso la cosa che più stiamo utilizzando è la geometria, poi se non queste cose che sto dicendo non
diciamo, non saranno comprensibili ai non matematici, però il passo successivo è, cioè, noi adesso stiamo analizzando questo spazio da un punto di vista di una geometria differenziale, che è quella che si potrebbe insegnare al terzo anno di matematica. Il passaggio successivo, quando si introduce l'analisi dell'induzione, vuol dire che noi dobbiamo passare ad una teoria di campo, perché il colore lo vediamo come un campo distribuito sulla scena visiva. E come ben sai, per studiare le teorie di campo bisogna utilizzare il concetto di fibrato, e quindi si passa ad una geometria di un livello superiore, molto più complessa rispetto a questa, che fortunatamente ho nel mio background di conoscenze, in quanto sono fisico matematico e in geometria differenziale applicata alla relatività e la teoria di campo quantistico si usa, ma sono questioni che attingono alla geometria. Ecco perché, francamente, quando io mi definisco non so più come definirmi, nel senso, sono fisico matematico, sono geometra, sono analista armonico, e mi sembra stupido dovermi definire, cioè sono una persona che si occupa di scienza, punto. Ecco perché non mi piacciono i settori disciplinari, e purtroppo sono un paletto importante per la mia possibilità di rientrare in Italia, cosa che vorrei ogni giorno. I miei amici Tommy e Clara lo sanno, ogni volta che torno a Bergamo mi dicono: allora ce la fai a tornare in Italia? Dico: con i settori disciplinari è complesso, perché come vi dicevo, e anche per le persone che stanno seguendo potrebbe essere interessante saperlo, una persona che si occupa di un settore multidisciplinare come il colore è obbligata a pubblicare su riviste differenti. Immaginatevi che nell'ultimo anno ho pubblicato 3 articoli, uno su Journal of Imaging, uno su Journal of Mathematical Imaging and Vision e l'ultimo Journal of Mathematical Psychology. E quindi una persona con questo tipo di pubblicazioni così sparse come può essere imbottigliata in un solo settore disciplinare? È una sciocchezza. Non sapevo che esistesse un Journal of Mathematical Psychology. Primo quartile di matematica applicata, se guardate Scopus, è importantissimo come giornale, primo quartile di matematica applicata, e Journal of Mathematical Imaging and Vision è primo quartile di geometria, pensa te, quindi... Questo lo sapevo. E lo so cosa stai pensando, e sto pensando la stessa cosa che stai pensando tu, ma la teniamo per noi. Ma credo che dopo questo che ho detto, penso che tutti quanti possano essere d'accordo sul fatto che questa cosa della partizione così fine dei settori disciplinari è un problema, deve essere modificata, non possiamo continuare così. E soprattutto ha la conseguenza molto sgradevole del fatto che se una persona vuole, immaginiamo un professore associato, un ricercatore che è in Italia, vuole progredire di carriera, se vuole progredire rimanendo nel settore disciplinare, diciamo anche intellettualmente obbligata questa persona a far sì che i suoi interessi rimangano confinati in questo settore disciplinare. E questa è la peste, perché è così bello spaziare e applicare le proprie conoscenze ad altri campi. Ecco perché spero che si faccia qualcosa in questo senso. Non solo, poi si predica molto l'interdisciplinarità, quindi... Sì, se si predica l'interdisciplinarità, e questo internazionalmente, bisogna anche essere capaci di coglierne i frutti. Io ho tentato di avere i fondi europei sia con 2 concorsi Marie Curie che con i famosi ERC, e ogni volta mi si dice sempre: ah, ma il tuo profilo è troppo interdisciplinare. Ma allora, scusate, se volete l'interdisciplinarità e l'avete, di cosa vi lamentate? E alla fine, se fai così non va bene perché fai così, se fai cosò non va bene perché fai cosò, è così. Però fai cose molto belle. Tra l'altro qua vedo nella chat Massimiliano Aschi, il musicista, che appunto anche ringrazia per la citazione delle Zeppelin. Oh, sì. La canzone di Led Zeppelin 2. Va bene. Grazie. No, ringraziamenti, guarda lì in chat, Edoardo, perché sono tanti. Aspetta, non li vedo. In alto... centrodestra, vedi, mostra partecipanti, conversazione. C'è un fumetto, c'è il disegnino di un fumetto, non lo vedi? Non lo vedi? Fare una screenshot perché proprio non lo vedo. Chat in channel meeting is only available to team members. Ah, perché? Ah, giusto. Ok. Perché tu sei un ospite, quindi da noi gli ospiti non hanno. Aspetta che provo a fare delle foto. Aspetta. Non è importante. Ringrazio tutte le persone che mi hanno ringraziato. Comunque, Tommy, cara, se volete dire qualche cosa.
Io continuo a invocarli, ma non forse parlo. Ha voglia di sentire un po' di bergamasco, un bolognese, una Pisa, giusto, Barba? Sai che non ho sentito perché mi è saltata un po' la connessione, quindi non ho capito quello che avete detto. No, ho detto una bolognese e una pisana, però non vorrei dire una sciocchezza. No, allora io sono nata a Roma, però oddio. Pisana, no, ma sono pisana in realtà perché ho vissuto a Pisa da bambina e fino all'università inclusa, quindi diciamo sono pisana nell'anima, nonostante sia romana. Permettetemi di dire solo una cosa, ho appena pubblicato un libro di analisi funzionale e nella dedica l'ho dedicato ai miei due relatori di laurea e anche a mia cugina e alla sua compagna e ai miei due amici ristoratori Tommy e Clara, perché secondo me in questo momento, anche prima, ma in questo momento sono veramente degli eroi, perché indipendentemente da questa situazione del Covid hanno continuato a mantenere tutti quanti i loro impiegati, li pagano, gli hanno pagato lo stipendio anche quando non c'erano i famosi ristori, quindi per me sono veramente degli eroi e per me è un onore potergli dedicare un libro, una piccolissima cosa, ma ci sono persone che... Sì. Io sono pagato anche rimanendo a casa a fare corsi in Zoom, sì. E loro purtroppo no, quindi... sei troppo gentile, Dodo. Sei troppo gentile. Siete al ristorante adesso? Sì, siamo al lavoro. Ah, ok. Ecco, vedete. Ecco perché non intervengono, poveri. Devo dire che noi abbiamo un background, noi siamo stati studenti in università, noi siamo informatici, prima di diventare ristoratori, siamo stati studenti di Edoardo, quando lui era ricercatore da noi. Ah, quindi, che siamo stati... comune. Esatto. Ma scusate una cosa, ma Atomo di chi è? È tuo... Di Edoardo, io sapevo era... di Franco, ma di Atomo no. Quella è una fotografia del 2004 e l'ho scattata quando Tommy e Clara sono venuti a cena a casa mia. Esatto. E ho scattato questa foto col flash Atomo, che si chiama Atomo Rosso, e visto che tutti quanti eravamo dei fan di Futurama, in Futurama c'è l'Ipno Rospo, e qui invece Atomo era venuto con gli occhi così, era diventato la fotografia dell'Ipno Atomo. E invece, però nel 2004 vi potete ben immaginare che non c'è più. Adesso c'è Panko che io, giusto per farvi ridere, è sempre meglio finire con una risata. Io qui a Bordeaux vivo vicino ad un cimitero e vicino ad un liceo e una volta l'ho trovato che stava, un cimitero ebraico tra l'altro, ho trovato che stava giocando con le pietruzze che mettono sulle tombe, ho detto Dio mio, ho un gatto blasfemo. E seconda cosa, i poveri ragazzi del liceo a fianco, Atomo mi riporta le palline da badminton e tutto, anche palle che usano per giocare a pallavolo, cioè mi riporta a casa tutto questo e io sono costretto ogni due settimane a prendere un secchio e riportare tutte queste cose al liceo. Oh, quindi, solo che quando si mette così, e qui ogni tanto lo vorrei cazziare, ma quando ti si mette così come nella foto e ti guarda con questo sguardo languido, alla fine sono come i bambini che fanno sciocchezze, ma alla fine ti guardano così e non riesci a non adorarli. Perdonare. Franco ha sempre uno spazio nei seminari di Edoardo. Anche quello che ho fatto all'Aquila, formale, con tutta la matematica giusta, c'era sempre punk. E non so se avete notato nella fotografia, ho trovato su internet un sito dove ci sono delle persone che aggiungono dei gatti a qualsiasi fotografia, e quando ho mostrato Newton con il prisma, ad un certo punto c'è un gatto che tenta di prendere i colori spettrali, non so se l'avete visto. Fatemi fare, allora, vi faccio vedere ancora il seminario. Vedete il mio schermo? Sì. Allora, ecco, aspetta, vediamo se ce la faccio. Vediamo Newton. Eccolo qua il gatto. È vero! E già che ho rimesso il tutto, se volete fare questo esperimento sulla... Aspetta, mi spieghi quello del pallino, che io non l'ho capito, ci ho provato, mi ero pure fatto tutto il disegno per riprovarci. Allora, Alice, dovresti farlo un po' più grande... dovresti farli un po' più grandi e un po' meno separati di quello che hai fatto. Allora, quello che bisogna fare è, non so se vedete anche la mia camera in questo momento, ma mi vedete? Sì. Allora, chiudete l'occhio sinistro e guardate solo con l'occhio destro, altrimenti l'occhio sinistro compensa il punto cieco, ecco perché bisogna chiuderne uno.
chiudete l'occhio sinistro e guardate solo con l'occhio destro la croce che avete disegnato su un foglio e muovete il foglio avanti e indietro fino ad arrivare ad un certo punto in cui il pallino a destra scompare. E lì è dove avete trovato il punto cieco e il cervello interpola solo la parte restante bianca. Però Alice devi, secondo no, me... No, guarda, io ci sono già riuscita in realtà, ho spostato un po' il computer, e più che altro però vedo proprio... Non c'è... Sì, sì, funziona. No. Tentate di farlo anche con questo perché io sono rimasto sconvolto con questo. No, ma è la cosa che ha sconvolto di più, devo dire, è la tastiera. Ah, la scacchiera. Scacchiera. Ah, sì. La scacchiera è incredibile. Prendete... Anche a me, la scacchiera proprio mi lascia molto sconcertata. Se voi andate su internet, e Google Images per esempio, e scrivete scacchiera di Adelson, se sapete usare Paint, adesso non so se volete ve lo faccio, ma... prendete un pezzettino di A e muovetelo con Paint per arrivare su B e man mano arrivate a B vi trovate questo pezzettino che vedrete con i vostri occhi che diventa da scuro a chiaro, è sconvolgente. Ha vinto non so quanti premi Adelson per questa illusione ottica, ma... L'avevo fatta a scuola perché fino a 2 anni fa io insegnavo a scuola. Okay. Avevo fatto tutto un pomeriggio sulle illusioni ottiche. Se lo stampi e ritagli il pezzettino e lo metti a fianco, ancora più sconvolgente perché lì non c'è trucco e non c'è inganno, tu lo ritagli e lo appoggi e a me questa cosa mi ha lasciato proprio... È incredibile. Sì. È incredibile. È un'illusione ottica molto impressionante, insomma, sì. Perché diciamo ad altre siamo un po' più abituati. Sì. No? Invece questa è proprio... Vabbè. Ma la cosa che io la metto sempre, o quando faccio questi seminari comunque pedagogici, la metto sempre perché per far capire come mai io e Michelle abbiamo deciso di iniziare dalla fine, ovvero dalla percezione. Perché sinceramente vi domando, è veramente interessante il fatto che questo punto e questo punto ci diano la stessa informazione a livello fisico? Certo, quando uno stabilisce che è un'illusione ottica, sì, ma per noi, per il nostro cervello, il fatto che questo punto e questo punto siano lo stesso stimolo fisico non ci interessa assolutamente niente. Cioè, se noi volessimo dire e raccontare ad una persona, al nostro amico che sta a Chicago, cosa stiamo guardando? Diremmo, stiamo guardando una scacchiera e A e B sono uno scuro e l'altro chiaro. Perciò è veramente la realtà percettiva e la realtà fisica sono due cose estremamente diverse e in realtà noi le immagini, anche per il collega prima che lavora sul trattamento di immagini, immagino sarà d'accordo, noi le immagini le guardiamo, quindi possiamo avere moltissimi strumenti come si chiamano per esempio signal to noise ratio, degli indicatori ingegneristici per dire che il nostro algoritmo ha un peak signal to noise ratio migliore rispetto agli altri, ma se guardiamo le immagini e una fa schifo e l'altra è bella, alla fine il consumatore vorrà l'immagine che è bella, non quella che fa schifo, anche se il suo indicatore, diciamo, fisico-tecnologico è migliore. Ecco perché noi siamo molto più interessati a rappresentare matematicamente la percezione piuttosto che la fisica che c'è dietro la percezione. Chiedo scusa, visto che sono stato chiamato in causa, volevo dire solo una cosa alle colleghe che sono collegate. In realtà, quando si parla di illusione ottica, non si tiene conto che è anche cerebrale, oltre che ottica. Cioè, noi praticamente lì stiamo vedendo due tasselli della scacchiera e li stiamo vedendo di colore diverso, perché immaginiamo che quella sia una scacchiera. E abbiamo una percezione che inganna il nostro cervello prima ancora che il nostro occhio. Quindi, se mi permettete, diciamo, è questo effetto di interpolazione che ci mette A in un colore diverso da B, principalmente nel nostro cervello. E fisicamente, come dice Edoardo, di fatto invece sono esattamente, diciamo, sono descrivibili dal punto di vista fisico esattamente con le stesse caratteristiche e gli stessi numeri. Sì. Comunque grazie ancora, io purtroppo mi scuso ma devo lasciare la riunione, però spero di poterti contattare nei prossimi giorni. Veramente, veramente complimenti anche agli organizzatori, perché questa è una cosa veramente splendida, no? Hanno fatto davvero un bellissimo lavoro di invitarti, insomma.
Grazie, arrivederci. I mercoledì della scienza sono una figata, possiamo dirlo? Poi vedo che sono le 19.57, quindi non vorrei, soprattutto per Edoardo, tenerlo fino a tardi, ma non so neanche Maurizio fino a che ora abbiamo la disponibilità di rimanere qui, perché generalmente finiamo prima. Quindi è anche una cosa positiva il fatto di essere rimasti qui a terminare. Abbiamo vinto noi matematici, no scherzo, comunque. Tra l'altro adesso forse io sono ignorante in fisica, quindi lo ammetto, anzi mi sento molto ignorante anche in matematica, perché essendomi data la didattica non approfondisco più, ma quando vai nei musei e ti fanno vedere come vede il gatto, come vede quello, come vede quell'altro, cioè di fatto sono affidabili queste cose e giocano sullo stesso lavoro che fai tu, oppure sono cose fatte un po' così? Perché io mi ricordo il Museo dei Cinque Sensi a Bologna, dove c'erano tutte queste cose, il gatto, il topo, e tu ti mettevi lì, ah, guarda come vede il gatto, eh. Allora mi chiedevo, cioè, visto che hai fatto anche il paragone del gatto, il fatto che non assorba la luce ma la rifletta, e hai detto anche che loro addirittura hanno la possibilità di ripercepirla, no? Capito bene? Quindi la riflettono quando è troppa, ma generalmente... No, attenzione, è una cosa differente, nel senso che, allora, non so se posso riuscire a condividere un'altra volta lo schermo? Perché vi volevo mostrare l'epitelio pigmentato, eccetera. Questa è una cosa che mi ha sconvolto e non ho capito per tanto tanto tempo, e l'ho capita solo recentemente. Allora, eccoci qua. Mi sono sempre chiesto come mai i fotorecettori sono posti in fondo alla retina, perché sono loro che assorbono la luce, quindi mi sono sempre chiesto come mai la luce passa prima per le cellule, per le altre cellule, e poi per i fotorecettori. La risposta l'ho trovata leggendo un libro di un premio Nobel che si chiama Ubel, che ha fatto premio Nobel appunto per i suoi lavori di biologia della visione, e in questo libro dice che i fotorecettori, la natura ce li ha posti in fondo perché, essendo collegati direttamente con l'epitelio pigmentato e poi con il resto dei vasi sanguigni, eccetera, possono attingere ai nutrimenti dei quali necessitano per appunto funzionare in modo più diretto, pensate voi, cioè giusto per l'ottimizzazione della vista, e soprattutto si parla di un meccanismo di trasduzione, perché la luce arriva come onda elettromagnetica e viene trasdotta in spike di corrente elettrica, quindi si passa da un tipo di energia a l'energia elettromagnetica a delle correnti elettriche, e questo porta ha uno scarico chimico che attraverso l'epitelio pigmentato viene poi incanalato nel corpo e viene eliminato senza danneggiare le altre cellule. Se invece le altre cellule venissero dopo, sarebbero danneggiate da questi scarti biochimici generati dalla trasduzione dei fotorecettori. Però quello che volevo dire è che quando arriva troppa luce nei nostri occhi, noi abbiamo l'epitelio pigmentato che la luce, che i fotoni che non vengono assorbiti dai fotorecettori vengono assorbiti da questo epitelio pigmentato. Perché? Perché altrimenti se non fosse assorbita, comincerebbe a fare un fenomeno di scattering all'interno dell'occhio, e noi non abbiamo tutte quante le capacità che hanno gli animali notturni di ridare una seconda chance a questa luce, e vedremo semplicemente molto molto sfocato. Invece questo eccesso di luce viene preso dall'epitelio pigmentato. I gatti, o comunque gli animali notturni, rimettiamo l'ipnoatomo, gli animali notturni hanno questa capacità, ovvero hanno una struttura dell'occhio differente, tale che loro utilizzano questo tappeto riflettente che hanno in fondo non per assorbire la luce in eccesso, e comunque di fatto durante la notte non c'è una luce in eccesso, ma per dire, i pochi fotoni che mi arrivano della luce e che non sono presi in carico dai fotorecettori, io li rimando indietro nell'occhio e dico tento di far sì che i fotorecettori li prendano questi fotoni, ma la struttura dell'occhio e della retina degli animali notturni è differente rispetto alla nostra, quindi loro hanno la capacità di riprenderla, noi no. Permettetemi di dire un'altra cosa, quando parlavo dei coni e dei bastoncelli, vediamo, eccoli qua. Un'altra cosa molto interessante che ho scoperto è che mentre i coni sono
come vi dicevo, addensati nella fovea o comunque nella zona centrale della retina, i bastoncelli sono quasi tutti addensati nella parte esterna della retina. E di nuovo il libro di Hubel mi ha spiegato che c'è una ragione evolutiva affinché i bastoncelli siano messi diciamo nella periferia della retina. Allora, i bastoncelli lavorano in condizione scotopica, ovvero, io non ho mai studiato greco, se c'è qualcuno che lo sa, scotos mi sembra che voglia dire oscurità, quindi i bastoncelli lavorano durante la notte. E mi permetto di porvi una domanda: secondo voi come mai l'evoluzione ha portato i bastoncelli, che vi ripeto lavorano solo la notte, a distribuirsi solo nelle zone periferiche della retina? Lancio così la domanda. Vediamo se c'è qualcuno nella chat, io non la vedo che riesce a rispondere. Ricordatevi che questo vuol dire andare indietro e pensare agli uomini primitivi, uomini e donne primitivi. Cosa dovevano fare gli esseri umani primitivi la notte? Dovevano difendersi dagli attacchi degli animali notturni feroci. E gli animali notturni feroci hanno la tendenza ad attaccare di lato. Ecco perché i bastoncelli hanno una altissima sensibilità alle variazioni temporali, rispondono in modo molto molto più veloce dei coni, hanno una acuità visiva molto più bassa e sono distribuiti all'esterno, proprio perché, vi ripeto, secondo Hubel, ma è un premio Nobel, quindi magari abbiamo la tendenza a credergli, dovevano appunto difendersi dal fatto che gli animali notturni feroci venivano ad attaccarli dalle parti laterali, e quindi vedevano, per esempio, non so, nei cespugli o tra le piante, percepivano un movimento e scappavano. E la stessa cosa, purtroppo oggi nessuno più, ma magari qualcuno ce l'ha ancora, gli schermi della televisione a pennello. Se voi vi mettete, tolgo questo e così vi faccio vedere cosa dovreste fare, scusate. Allora, se voi vi mettete, aspettate, non riesco più ad uscirne. Ah, ecco, scusatemi. Vediamo se gliela fo. Perché non gliela fo? Ecco, aspettate. Ok, ce la faccio. Mi vedete? Allora, se voi avete ancora le televisioni a pennello, come si chiama? A tubo catodico. Quelle prima che arrivasse lo schermo piatto, e vi mettete di lato e guardate con la coda dell'occhio lo schermo, vedrete veramente il pennello del tubo catodico che va su e giù, proprio perché i nostri bastoncelli, che sono qui nella zona periferica, hanno la capacità di percepire le variazioni temporali in modo molto più elevato dei coni. Quindi se guardiamo con la visione dei coni è quella che abbiamo così, se invece ci mettiamo così e guardiamo con la coda dell'occhio, abbiamo una visione alla bastoncelli e possiamo vedere lo sfarfallio dei monitor. Ora vi ripeto, il meccanismo tecnologico che c'è dietro agli schermi del computer o schermi del plasma non è lo stesso, ma se vi capita di trovare qualcosa di vecchio, fate così e vedrete lo sfarfallio, e questo vi farà capire che a livello evolutivo mettere i bastoncelli nella zona laterale e percepire gli animali notturni che ti vogliono mangiare, alla fine ha salvato molte vite, diciamo. Se crediamo a Hubel. Non sento più nulla. Alice? No, sono io che ho lasciato il muto perché ho i bimbi di là che stanno facendo di tutto, allora tengo il muto. No, è carina questa cosa, peccato che non... che può avere un tubo catodico per provare a fare questo esperimento. Comunque, adesso, quando sono di là da mio marito, gli faccio fare tutti questi giochini qua. Ah, no, ma penso che ci stia seguendo, probabilmente. Se sì, ci sì, c'è nella, tra i partecipanti c'è Riccardo. Ci sono e c'ho in braccio Marco, scusate. Infatti mi sa che ora che io vado di là, poveri, mi sono chiusa a chiave stasera. Volevo dire che nella chat Marco Ponzetti aveva proprio detto per percepire predatori notturni. Sì, è vero. È vero. Quindi insomma abbiamo la risposta. Chi ci è arrivato? Cosa ha vinto? Non so. Allora, Marco si chiama? Sì. Marco, quando verrò all'Aquila e poi a Roma a trovarvi, quando tutta questa storia orribile sarà finita, io mi pregio, ma saranno Tommy e Clara a dirlo, di cucinare delle linguine
hai frutti di mare meravigliose, quindi se vuoi ti cucino delle linguine ai frutti di mare. Però mi sembra mica male come premio, io sono... ecco il premio. Va bene. Sono un bastoncello a forma di arrosticino. Qua, mi sembra che sia arrivata l'ora di cena, direi. Sì. Alla fine, io devo pure tornare a casa da Panco per dargli da mangiare, che starà già miagolando come un matto. Quindi. Grazie Edoardo, davvero, grazie mille, mi sono proprio divertita. Grazie a voi. Interessante. Ciao, a presto. Grazie, grazie. Tutti, grazie. Buona serata a tutti. Ciao. Edoardo. Ciao, a presto. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Sì. Matematici che ci sono. Tanti. La serata. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie.